perché ci troviamo qui, altri dopo e meglio di me mi spiegheranno meglio diciamo il significato di questo evento. Nel frattempo, per chi non lo sapesse, mi chiamo Umberto La Peruta e rappresento l'associazione Noi e Piscinola, e insieme a Libera Scena Ensemble del teatro qui abbiamo organizzato questo evento. Allora, io sono in doppia veste perché il direttore del teatro Lello Serao, per motivi di lavoro, è a Pisa ed è dispiaciutissimo, quindi mi ha dato questa investitura di supplente, diciamo, per portare i suoi saluti e ovviamente le scuse perché non è qui fra noi. Io ho definito su questa poche righe che avevo scritto il Tanno come l'acquedotto di Piscina, e quindi se l'acquedotto, diciamo, chiude, ovviamente tutto il territorio si impoverisce, si inaridisce. Allora passo la palla a Natale. Grazie a tutti. Grazie. Allora, il motivo lo conoscete tutti, siamo qui per ricordare la memoria di Moreno Locatelli, meglio conosciuto da noi come Fra Gabriele. Moreno era un frate di Minori Rinnovati che ha vissuto per un periodo qua a Napoli, poi ha fatto una scelta di vita diversa, è stata a Friburgo a studiare, poi, anzi, ringraziamo anche i frati che sono arrivati per la loro presenza. Moreno ha partecipato a una missione di pace a Sarajevo. Durante questa missione di pace è accaduto la disgrazia che Moreno è stato ucciso su un ponte. Abbiamo qui il piacere di avere Giancarlo Bocchi. Voglio ringraziare tutti voi che siete qua per vedere questo documentario al quale questa è la versione del 1996-97, ma io ho continuato a lavorarci per altri molti anni fino adesso, sono quasi 20 anni, insomma, perché questa questione che Gabriele Moreno Locatelli non ha avuto giustizia personalmente è inaccettabile. Questo qui è un documentario che parla di molte cose, oltre che della centro è l'assassinio di Gabriele Moreno Locatelli, però la sua figura è relazionata agli eventi di Sarajevo, quindi ho parlato molto poco di quello che faceva prima, ma ho parlato soprattutto della sua attività meritoria con i ragazzi e i bambini della Collina Nera e con il rifornimento dell'acqua alle famiglie indigenti, che erano tutte attività molto molto rischiose. Il documentario si ferma appunto al 2000, poi negli ultimi 14 anni sono uscite ulteriori cose, però magari ne parliamo dopo. E ci sono, come vedrete, anche delle cose deplorevoli che hanno fatto talune persone, ma quello che esce è che Moreno, Gabriele Moreno Locatelli, era forse un eroe per caso, ma senz'altro una persona generosissima e altruista che è morto per aiutare gli altri. E questo è veramente incredibile che non sia stato riconosciuto dai suoi stessi compagni, che l'hanno usato soltanto come una bandiera per i loro scopi non proprio puliti, ecco, anzi, abbastanza sordidi, come vedrete nel film. Quindi credo che dopo un'inchiesta del giudiziaria andata malamente, vi spiegherò perché ci sono delle ragioni di politica internazionale per le quali questa inchiesta è stata bloccata dal governo italiano, io credo che Moreno Gabriele Locatelli debba avere finalmente giustizia. Voglio invitare anche Giampaolo. Giampaolo è stato compagno di vita nel momento di esperienza francescana di Gabriele. Dato che il film è stato fatto quasi 20 anni fa, c'è qualche aggiornamento. Allora, intanto vorrei capire come mai la giustizia italiana, di fronte a tanti indizi, non abbia fatto nulla, ed è veramente una vergogna questa. Una vergogna voluta dal governo italiano, ci sono carteggi, io avevo invitato Prodi a chiedere a Kofi Annan questi documenti sulle
conversazioni via radio, eccetera, che poi sono finite tutte al Tribunale dell'Aia, quindi ci sono, quindi l'inchiesta si potrebbe fare anche adesso. Devo mettere in evidenza due cose, che il signor Aris Lukovac è stato a lungo vice ministro degli esteri della Bosnia Erzegovina, cioè una persona illetterata che forse aveva fatto massimo le medie, però era uno scherano di Izetbegović, che ha detto le sue operazioni sporche, è stato a lungo un referente per la nostra diplomazia. Attualmente si trova in Giordania, sempre nei ruoli diplomatici, ma inseguito da un mandato di cattura per malversazione e traffico di auto. Ecco, in Giordania, assieme al signor Lukovac, c'è anche Scarpetta e Dosmajić, che si vede che ha trovato lavoro come calzolaio lì. Ecco. Il massimo responsabile, quello che teneva le file di tutti questi delinquenti, mascalzoni, vari Juca, Celo, eccetera, e Zazzo, è invece l'attuale presidente della Bosnia-Herzegovina, Bakir Izetbegović. Anche per questo io devo dire che a distanza di 20 anni ho voluto riprendere in mano questa cosa di Gabriele Moreno Locatelli, perché non ci si può fermare di fronte al fatto che lui non ha avuto giustizia, ma anche tutti i cittadini della Bosnia-Herzegovina non hanno avuto giustizia, perché sono ancora nelle mani di una banda di criminali di guerra e di malfattori. E questo spero che possa aiutare anche loro a liberarsi di questa situazione. Devo dire che, come avete tutti capito, la questione della parte italiana è molto chiara, no? È stato senz'altro un agguato premeditato, perché il movente è molto semplice. Bisogna contestualizzare il momento storico, perché in quel momento la fazione governativa musulmana aveva soltanto il 10% di tutta la Bosnia, era attaccata da una parte dai croati a sud e dall'altra parte era circondata e attaccata dai serbo-bosniaci. Ecco, proprio in quel momento, mentre il signor Don Albino Bizzotto aveva 10-12 persone a Sarajevo che portavano l'acqua a casa delle persone, eccetera, eccetera, che fa? Incontra Karadžić, e i musulmani lo vengono a sapere. Non solo incontra Karadžić, ma fa una manifestazione pacifista ad Aviano, legittimissima, se lui non avesse avuto quelle persone in ostaggio a Sarajevo, per bloccare i bombardamenti che la NATO stava preparando per difendere le zone, diciamo, sotto protezione, compresa Sarajevo. Cioè, i musulmani che avevano bisogno di quei bombardamenti per salvarsi hanno visto in televisione la manifestazione di Don Albino Bizzotto e dei suoi contro i bombardamenti della NATO. E uno più uno fa due, cioè qualsiasi persona avrebbe detto: questo qui lavora per i serbi. E questo personaggio aveva a Sarajevo 10-12 persone, ignare di tutto. E queste persone erano ignare, per esempio, del fatto che quelli dell'AVO, che erano una delle fazioni schierate, 2 giorni prima stavano per essere disarmati dall'armia bosnia come complici dei croati della Bosnia centrale. Cioè, voleva dire che loro potevano anche essere strumentalizzati per poi dare la colpa all'AVO, che aveva sparato l'AVO. Ecco. Però ci sono delle cose che, come dire, come dice Pasolini, io so, no? Ecco. Io so che loro non li hanno fermati perché volevano tendere un agguato per sparare a uno di questi ragazzi, in modo tale che l'associazione ci creasse una discussione, un dibattito tale, perché questi volevano mandarli fuori da Sarajevo. Pensavano che fossero una quinta colonna dei serbi. Le lettere non sono una, sono 30.000 le lettere che hanno portato a Sarajevo. Secondo me molto giustamente, ma non in quella maniera, perché loro devono prendere qualcuno delle autorità e fargliele leggere prima di consegnarle, perché obiettivamente la parola quinta colonna inventata da Franco ai tempi della guerra di Spagna per spaventare la gente di Madrid è ancora valida in tutte le guerre. Cioè, il primo sospetto è che ci siano degli infiltrati in tutte le guerre. Ho deciso di fare questo documentario dopo l'intervista a Naquas, al medico che operò. Quelle sono le immagini vere dell'operazione, che sono riuscito a trovare alla Reuters. Queste qui le hanno preparate per fare una propaganda apposta per dire che loro stavano cercando di salvare Moreno. E c'è una parte che è stata tagliata, che non mi è stata data dalla Reuters, dove
gli infermieri ridono davanti alle telecamere. Cioè, io le ho fatte vedere, non si riesce a capire se stessero veramente operando o meno, ma quello era Moreno, questo qui, perché quelli della Reuters me l'hanno confermato. Però quando la prima volta che ho fatto l'intervista a questo Naquas, che è stata l'inizio di tutto, c'era questa mia traduttrice molto in gamba e anche insomma una persona che diceva la verità, e questo Naquas ha cominciato a dire, cioè colonnello medico militare, dice: io sono sicuro che è stato ucciso da un cecchino con un fucile con un'ottica, e me l'ha detto 3 o 4 volte. Allora, un medico militare può dire se un colpo è partito da lontano o da vicino, forse il calibro, no? E diciamo l'angolazione, ma come faceva lui a sapere che era partito da un fucile con un'ottica? Questo qui voleva dire, attribuire la colpa ai serbo-bosniaci perché loro avevano i cecchini, ma lì non è stato nessun cecchino che ha sparato, perché la raffica era di 5 colpi, quindi nessun cecchino ha mai sparato una raffica di 5 colpi. Però la cosa curiosa è che rappresenta un militare a questa intervista, che questo sheriff che mi ha accompagnato dal suo medico sembrava non organizzata, improvvisata, non pensavo che aspettasse. Invece questo signore con la divisa l'ho ritrovato la sera stessa che confabulava con Scarpetta e un altro davanti a casa mia, che c'era davanti a casa mia a Sarajevo, che era tutto buio, però li ho visti, e c'era la casa di Adriano Sofri e poi di altri, di traduttori, eccetera, no? Ecco, questo qua che confabulava con Scarpetta e con un altro che poi è andato a lavorare all'ambasciata italiana, era uno dei più alti esponenti del partito di Izetbegovic. Ecco. E da lì ho capito che c'era qualcosa che proprio... le cose sono sempre molto complicate. I ragazzi a Sarajevo non avevano capito nulla, nulla di quella città. Non avevano capito nulla dei meccanismi, perché dentro il loro gruppo c'era una spia di Aris Lukovac, una spia della polizia, una spia dei militari, una spia di tutti. Ma è naturale che fosse così. Avevano la certezza, vi posso dire una cosa in più che è veramente infamante, loro, i bosniaci, non volevano dare a Don Albino Bizzotti la patente di associazione umanitaria. Lui per ottenerla ha comprato 10 giudici del Tribunale di Sarajevo. Volevo dare la parola, prima di passare alla seconda parte, al professor Cristofaro, che... giusto un minuto per capire, un paio di minuti per capire, ma perché le religioni diventano motivo di guerra? Per quale motivo due persone o due entità che hanno un Dio davanti e quindi hanno l'essere del bene supremo cominciano a spararsi l'uno all'altro? Dopo prego. Aver ascoltato il regista di questo documentario, scioccante sotto molti punti di vista, anche per chi fa lavoro con i temi della pace, perché pone tanti interrogativi sul modo di atteggiarsi, sul modo di comportarsi, sulle cose che si decidono, sugli atteggiamenti da assumere. Certe volte dobbiamo dire che si assumono con una certa superficialità, senza tener conto che alle spalle c'è tutto un meccanismo più grande di noi e che massacra le stesse persone che con tanta buona volontà si mettono al servizio del tema della pace. Io non so se Don Albino Bizzotti ha visto questo documentario e che cosa ne pensa. So semplicemente che quando ho telefonato ad Umberto per questo incontro, lui mi diceva: guarda che i beati costruttori di pace hanno delle perplessità a parlare di questa vicenda. Il che significa, ed è molto emblematico, che come dire, le accuse fondate, perché documentate, di questo evento creano indubbiamente imbarazzo. E lasciamo stare, è la storia, sono i fatti che abbiamo visto. Ora la domanda che mi veniva fatta è una domanda molto complessa: perché le religioni diventano motivo di tanta ferocia all'interno di questi conflitti, all'interno della realtà contemporanea? Io ho una mia risposta, e la mia risposta è che quando ci sono all'interno delle religioni i fanatici degli assoluti, purtroppo non c'è speranza.
Perché quando uno ha fiducia dei propri assoluti vuol dire che non c'è nessuna possibilità che l'altro possa dire un pezzettino di verità. La verità ce l'ho tutta io. E quando la verità ce l'ho tutta io, gli altri non ce l'hanno. E quindi non sono degni di vivere. Per cui tutti gli integristi di tutte le religioni, a incominciare dalla religione cattolica a quella musulmana, a qualsiasi altra religione, gli sikhi in India e quant'altri, arrivano a cose orrende. Si scatenano gli istinti più bestiali, tant'è vero che quando si parla della guerra nei Balcani, la cosa che hanno detto alle nostre televisioni continuamente è stata quella di dire: questa è una guerra etnica e religiosa. Per niente. Questa era una guerra di potere, era una guerra di soldi, era una guerra dei potentati, che però ha sfruttato quelli che sono cosiddetti i demoni delle etnie, delle razze, cosiddette etnie che poi sono le razze, le etnie, degli integrismi religiosi, per alimentare questo focolaio terribile che sono state le guerre in Ucraina. E quindi questa è una risposta.